Amici, Cellulare Magazine, ha appena finito l'evento di HMD Nokia con la presentazione di ben 5 telefoni, credo. 5 telefoni, di cui 3 feature phone e due smartphone. Adesso vi facciamo vedere, non andiamo in ordine di presentazione, esatto. In realtà questo è stato presentato per ultimo tra i feature phone, perché è una novità, io direi, per un feature phone, perché è un feature phone però rugged, quindi ultra resistente. La certificazione è IP68 per quanto riguarda la resistenza a polvere d'acqua, ma abbiamo anche una certificazione militare perché è stato sottoposto, mi sembra, a 15 tipi di shock, tra cui shock termico, sale, vibrazioni, insomma adesso non me li ricordo tutti, però lo vedete, è un telefono ultra resistente. Tra l'altro c'è uno stand apposta, esatto, dove lo stanno massacrando, dove lo fanno cadere con una specie di in continuazione, lo stanno buttando in terra, esatto, adesso. C'è un metro per misurare da quanto lo fanno cadere. Adesso io ve lo faccio vedere bene. Allora, parte sotto, Ivan, abbiamo questo aspetto di appendi, sì, un'asola che serve per appendere, che a me non piace molto, lo devo che dire. A te non piace molto, è molto comoda, però esatto. Esteticamente un po' così. Qua sopra invece lo vedete, avete la protezione per il jack da 3,5 mm delle cuffie e il micro USB per la carica, e qui credo la questa torcia. Sia una torcia, esatto. Eccetera. Qui sul retro invece abbiamo la fotocamera che è da 2 megapixel, esatto. E un LED flash. C'è questa finitura tipo militare che è molto, molto carina. Molto carina, tra l'altro c'è in due versioni, questa è un po' più chiara e poi c'è una versione qua che la puoi far vedere se ti allarghi sullo stand, che è più scura. Più scura. Oh, ma cosa interessante di questi smartphone, di questi feature phone, perché tra l'altro Nokia ha iniziato la sua presentazione dicendo che tra l'altro è leader nel mondo dei feature phone, perché vi ricordate col 3310 e col Banana Phone comunque ha venduto oltre 13 milioni di pezzi in tutto, esatto, il mondo. Quindi qui lo vedete, c'è KaiOS, esatto, sistema operativo su cui Google ha puntato molto, molto interessante, perché dà la possibilità, pur essendo al di fuori di Android, di avere le app più quelle interessanti, più no? Quelle più importanti, WhatsApp, che la gente vuole. Facebook fra quindi tutte, le potete vedere qui, ecco, lo vedete, ci si muove in modo completamente analogico, non è touch ovviamente il telefono, però vedete, avete WhatsApp, avete Facebook, avete YouTube, avete l'assistente di Google, esatto, avete Maps, insomma è un telefono che al di là delle app è completo, app, però poi è molto completo. Molto c'è anche completo. Snake, guardalo lì, la S, il mitico Snake, il gioco, qua. La S, sì, quella lì. Sì, quella lì, qua, sì. Lo facciamo vedere. È un telefono che tra l'altro ha un costo anche piuttosto contenuto. Allora, si chiama Nokia 800, che non l'abbiamo detto. Non l'abbiamo detto. E, costa 109 euro, quindi un prezzo direi anche piuttosto contenuto. E qui sulle specifiche tecniche le vediamo anche insieme, c'è scritto che potrebbe arrivare in teoria fino a 43 giorni di standby, quindi c'è dentro anche una batteria con un'autonomia. Sì, perché un'altra notevole cosa che accomuna questi telefoni che hanno presentato oggi, sia i feature phone sia quelli con sistema operativo Android, è che hanno 2 giorni di autonomia. Esatto. Vabbè, poi questi arrivano anche questo a 43 oltre. C'è scritto addirittura. Le altre caratteristiche che viviamo non ce le hanno date moltissime, però il display è da 2,4 pollici, ma del resto le caratteristiche su un telefono di questo tipo fanno sono poco importante. La risoluzione 240x320, la esatto, quarta bugia addirittura. Esatto. L'importante è la presenza di KaiOS e la presenza, poi lo vedremo anche sugli altri telefoni, sugli altri feature phone che ha presentato Nokia, delle app più importanti come WhatsApp e Facebook, che erano richieste insomma dalla community. Esatto. Andiamo a vedere allora qui, dai. Allora, per questo Nokia 800 bravo, è tutto. Un saluto sputato. Ciao.